Beh, per me quest'anno è un anno un po' di transazione, diciamo così, nel senso che comunque farò un anno di mezzo riposo, quindi per me la qualifica della staffetta al mondiale sarà l'obiettivo principale. E per me è sicuro centrare la qualificazione ad aprile che per i campionati italiani, che sarà durante i campionati italiani per il campionato del mondo di Barcellona e poi a Barcellona insomma cercare di nuotare un ottimo 100 metri stile libero e in più anche una staffetta importante che può sempre giocarsi qualche posto importante in una finale mondiale. Beh, è stato di per sé Londra la chiave di volta, nel senso che comunque i risultati per me molto negativi, soprattutto a livello cronometrico di Londra, sono stati appunto l'incentivo per cambiare radicalmente tutto, a parte il fatto insomma di rimanere almeno per quest'anno in Italia ad allenarmi. Sì, io dopo 11 anni di allenamenti fatti con il mio comunque storico tecnico Claudio Rossetto, con cui ho raggiunto i miei risultati più importanti, sentivo il bisogno di cambiare e il miglior momento per cambiare è dopo comunque una sconfitta, quindi a Londra non siamo riusciti a ottenere né i risultati di staffetta né i risultati individuali. Anche se poi l'anno è stato molto buono a seguito del mio terzo titolo europeo, però abbiamo toppato l'appuntamento principale delle Olimpiadi, quindi ho voluto cambiare totalmente tutta la mia strada e quindi abbiamo cambiato allenatore e per la prima volta ho iniziato a nuotare con un allenatore straniero. Beh, diciamo che l'appuntamento a breve termine più importante sono sicuramente gli assoluti, i trials italiani di metà aprile, che saranno la qualifica per i mondiali di Barcellona. Quindi quello sarà l'appuntamento immediato più importante. Sì, sicuramente tornati da qui, innanzitutto festeggeremo il mio compleanno, visto che torniamo l'1 febbraio, il 2 è il mio compleanno, quindi a Verona speriamo di fare una bella festa e poi beh, ci continueremo ad allenare, magari faremo qualche meeting, qualche gara, test prima appunto delle nostre qualificazioni e poi ci concentreremo per luglio.